Porta Cesus ricorda Dionigi Burranca con la manifestazione Atobiu de Sonadoris, organizzata dall'Associazione Culturale Mediana. Originario di Samazzai, dove era nato nel 1913, Burranca si era stabilito a Orta Cesus nel 1935, dove intraprese la professione di calzolaio. Da allora ha stabilito un legame profondo con il paese della Tregenta, dove è rimasto fino alla morte avvenuta nel 1995. L'associazione Mediana da tempo aveva in progetto una manifestazione per ricordarlo e riunire i suoi allievi. L'associazione ha ritenuto opportuno organizzare questo grande evento che mette insieme praticamente diverse realtà associative che si occupano da tanti anni della UNEDAS, assieme ad Associo la UNEDAS Sardegna, che è un grande organismo che praticamente le affilia quasi tutte, oltre a più di 100 suonatori che sono iscritti al sodalizio. Siamo qui ad Orta Cesus, in questo bellissimo spazio del Museo del Grano, dove tutti gli spazi, diciamo, che non sono occupati direttamente dal museo, oggi saranno occupati dai costruttori della UNEDAS, suonatori della UNEDAS, che appunto daranno dimostrazione della loro arte. E quindi, insomma, siamo qui per onorare la memoria di un grande musicista. Le associazioni coinvolte, molte delle quali sono in vita da diversi decenni, noi ad esempio Sonus de Gran è stata fondata da Dionigi Burranca nel 1978, quindi sono parecchi anni fa. Ognuna comunque di queste realtà si occupa in vario modo di valorizzare lo strumento. Naturalmente, diciamo che si nasce un po' per zone, diciamo, di provenienza dello strumento, di aree di diffusione, si nasce un po' così. Ci sono le associazioni che appunto provengono dal Sarrabus, che è un'altra grande zona in Sardegna dove la tradizione delle Leonedas è stata sempre molto fiorente, ma ce ne sono altre che provengono dal Medio Campidano oppure da Cagliari e così via. Ognuna di queste realtà, diciamo che ha una sua peculiarità, una sua caratteristica, però diciamo che in comune abbiamo tutti quanti il fatto che comunque ci si occupa dello strumento e lo si porta avanti, in qualche modo lo si valorizza. Noi ad esempio, Sonus de Gran, non facciamo solo ad esempio un repertorio strumentale, ma abbiniamo molto spesso anche un repertorio canoro accompagnato con le Leonedas, così come fanno ad esempio gli amici di Cabras, che oggi però non sono presenti. Insomma, tutti questi sodalizi, comunque il fine comune è quello di portare avanti una tradizione antichissima che in Sardegna fortunatamente si è salvata e stiamo cercando di portare avanti. Dionigi Burranca, il maestro dei maestri, aveva cominciato a suonare nella Leonedas da bambino nella casa paterna. Se l'era ritrovata tra le mani come un giocattolo, e così fu per il padre Giovanni e poi per il figlio Efisio. Un sapere tramandato da generazioni. È stato un naturale talento a consentire a Dionigi Burranca di diventare una delle maggiori personalità musicali nella Sardegna del Novecento. La musicalità innata, le intuizioni sulla didattica, ovvero sul miglior modo di insegnare a soffiare su quelle canne. Un metodo insolito nei suonatori di tradizione orale, partire dal segno scritto, o meglio, trascritto. Alla base, i rudimenti della teoria musicale, la notazione sul pentagramma, il solfeggio. Le Leonedas sono come il violino o il pianoforte, diceva. Per suonare occorre imparare una tecnica ed affinarla con ostinato rigore. E la Leonedas fonte commenta un pianoforte. Mi dosi imparare per fare questo esercizio su San Mao deve essere preparata, proprio di eseguire qualsiasi suonata esiste che si possa suonare con la Leonedas.
oltre ad essere un buon suonatore, un bravo suonatore, è stato capace di impararsi, di coimpararsi, perché più o meno l'ha fatto da solo, la teoria musicale, cioè la pratica musicale scritta, quindi il solfeggio, eccetera, la scrittura musicale. Questo l'ha aiutato moltissimo e questo lui voleva che anche i suoi allievi diventassero, cioè, si preparassero in questo modo, perché poi questo gli ha consentito di avere più possibilità. Intanto la possibilità di potersi confrontare con altri musicisti di livello nazionale e internazionale, perché lì si parlano linguaggi universali, quindi di scrittura, eccetera, e lui era capace di questo. Lui poteva benissimo, era capace benissimo di insegnare, come ha fatto, dei vari seminari al Conservatorio di Napoli o Venezia, Firenze, andava senza problemi perché lì gli davano la lavagna e lui sul pentagramma, quello che eseguiva gli esercizi con le Leonidas, gli scriveva su un pentagramma. Ecco, questo è importante, ma oggi, come oggi, i ragazzi che si avvicinano alle Leonidas, siamo nel 2022, quindi sono già a conoscenza, chi si avvicina alle Leonidas oggi è in qualche modo già preparato alla musica, quindi suona già qualche altro strumento, è già cosciente di questo scambio, di questa possibilità di confrontarsi con altre situazioni musicali, che siano regionali, nazionali o internazionali. Si interessano a lui gli etnomusicologi. Il primo è stato il danese Andreas Fridolin Weiss Benson alla fine degli anni 50. Sono gli anni in cui si diffonde la musica cosiddetta leggera. I giovani sembrano perdere interesse per le Leonidas e i repertori che per tradizione venivano suonati nelle feste. Benson sollecita Dionigi Burranca, che da qualche tempo aveva ridotto la sua attività, a riprendere in mano lo strumento. Burranca, già perfezionista e consapevole della necessità di esercitarsi, prima di registrare su nastro chiede tempo e lo ottiene. Le registrazioni di Benson sarebbero divenute una delle parti più importanti degli studi dell'etnomusicologo danese sulle Leonidas. Il dado era tratto. Burranca diviene oggetto di studio. Negli anni 70 si assiste a una rinascita dell'interesse per questo strumento, povero eppure complesso. Alla fine dei 70, l'incontro con un altro etnomusicologo, Diego Carpitella. Sono gli anni dei seminari alla Fondazione Cini di Venezia. Vengono realizzati dalla RAI alcuni film con la supervisione di Carpitella, interessato anche agli aspetti legati alla gestualità. Era il periodo che di una sorta di rivoluzione musicale, quindi tutti, anche gli artisti, i cantautori, si avvicinavano alla musica tradizionale, trovavano nella musica tradizionale una fonte nuova di espressione musicale. Forse una fonte originale, e quindi c'era, posso fare alcuni nomi, Gabriella Ferri, lo stesso Luca Balbo, chitarrista che suonava con un'orchestra molto famosa in quel periodo, tra l'altro lui era uno dei migliori chitarristi folclorici italiani. Andava avanti questa, molti artisti, Francesco De Gregori, Branduardi, tutti si stavano, era un periodo di rivalutazione, di ricerca musicale, quindi anche gli etnomusicologi si sono interessati a questa cosa, quindi perché Diego Carpitella? Diego Carpitella era uno tra i più, in quel periodo, giovani importanti, tra i primi etnomusicologi. Il Burranca era diverso dal calabrese che suonava il suo flauto, oppure da chi suonava una cornamusa. Lui era capace di spiegarti quello che suonava tecnicamente a livello teorico musicale. La fama di Dionigi Burranca è ormai all'apice.
Nel decennio successivo ci sarà l'incontro a New York con l'etnomusicologo statunitense Alan Lomax. Burranca è ora il maestro dei maestri. Nella sua casa di Orta Cesus riceve e forma i suoi allievi, alcuni dei quali sono oggi tra i maggiori esecutori del repertorio tradizionale delle Launeddas e a loro volta didatti capaci di formare le nuove generazioni di suonatori. Dionigi Burranca, mio padre, è nato nel 1913. Quindi dal 1913, il secolo scorso, fino agli anni 70, 60, fine anni 70, 70 del secolo scorso c'erano pochissimi suonatori. C'era Zio Aurelio Porco, Pasqualini Rio, insomma Dionigi Burranca, un giovane Luigi Lai, erano questi i punti di riferimento. E negli ultimi anni 70 si sono avvicinati a questo strumento altri allievi, come parlo di Orlando Magia, Sergio Lecis, Franco Melis e altri che adesso non mi vengono i nomi, e grazie a loro le Launeddas hanno continuato ad esistere e hanno continuato ad evolversi fino ad arrivare ad oggi che siamo nel 2022, e dobbiamo ringraziare sì, i suonatori che sono stati quelli del 1913, Zio Aurelio, Dionigi Burranca e vari, di Fisio Melis, adesso non faccio tanti nomi perché ce ne sono alcuni, ma erano pochissimi, però grazie a quelli che sono subentrati e sono diventati allievi negli anni 70 e negli anni 80, oggi possiamo dire che in Sardegna abbiamo tanti suonatori giovani, ottimi suonatori giovani, con ottime possibilità e quindi ottimi anche insegnanti per i giovani che vorranno avvicinarsi a questo strumento.